Allora amici di Ciao Como, buonasera. Questa sera non possiamo per ragioni tecniche fare la diretta, ma allora abbiamo il contributo video di uno dei presepi più belli della nostra provincia. Non voglio fare classifiche di merito per non far torti a nessuno, ma questo è veramente una cosa meravigliosa. Ve la facciamo vedere con Angelo Garofoli, che l'ha curato praticamente, l'ha realizzato, lo ha curato con il gruppo, giustamente, con il gruppo degli amici del presepe di Crevenna. Allora, siamo a Crevenna di Erba, giusto per dire. Angelo, innanzitutto buonasera. Buonasera a voi. Buonasera a te, grazie di essere qua. Ci hai aperto le porte di questo che è un... Sì, è il presepe di Crevenna, ma è un qualcosa di magico. Facciamo vedere allora, dai, spiegami. La nostra storia. La nostra storia. La storia della Brianza. La storia della Brianza, della Lombardia, si può dire anche della storia d'Italia. Perché partiamo dal Baco da Seta, il Baco da Seta è partito dalla Sicilia e durante gli anni è salito tutta la penisola fino a quando è arrivato a Firenze e a Bologna, dove ha cominciato a svilupparsi. Poi sono subentrati i milanesi e hanno portato via tutto quello che c'era da fare. Quindi il Baco da Seta, la filatura, la filanda. Però, cari amici, io vorrei farvi vedere, guardate i dettagli di questo presepe. Pezzi unici fatti a mano da Angelo e dai tuoi amici, vero? Ovviamente ci avete lavorato, guardate la cura, vedete, guardate che è una cosa straordinaria. Adesso vi faccio vedere la cosa forse che più vi cattura l'attenzione. Spiegalo tu che cos'è. Questo è il piantello in tondo, lo chiamano, oppure piantello leonardesco, oppure ancora piantello piemontese. Guardate i pezzi. Serviva per la torcitura. 16.200 pezzi. Signori, tutto a mano, 16.000 pezzi meccanici che funzionano alla perfezione, vero Angelo? Esatto. Devo dirti che è meraviglioso. Questo è il piantello per la torcitura. Ancora piantello da torcitura, arrivato dopo il piantello in tondo o piantello leonardesco, molto più comodo, molto più veloci. Si chiamava piantello in quadro, anche se è un rettangolo, diciamo. E qua passiamo all'orditura e all'incorsatura, dove preparavano il subbio. Perfetto. Sono telai a mano che sono spariti. E poi si passava alla tessitura. Questa è la tessitura, la fase insomma finale, la stampa, questa è la stampa, la fase finale è sviluppata. Ovviamente è una realtà di Como, guardate anche qui cari amici, tutto fatto a mano, il dettaglio di questi movimenti. Bellissimi. Ma attenzione! Finita la giornata di lavoro, esatto. si andava all'osteria a giocare a voce. Anche qui macchina perfetta, con gioco delle voci, guardate, un pazzesco intreccio di equilibrio, di perfezione, guardate, è stato bravissimo Angelo, questa è l'osteria. Passava al gioco delle carte, si beveva il vino, ovviamente, l'osteria, eccola qua. Poi passiamo alla scuola. Questa è la scuola. Le famose scuole, quando c'erano 50-60 alunni con una maestra sola, prima, seconda, terza assieme, quarta e quinta. Eccola qua. E un'altra cosa, perché prima di passare al cortile, questo che cos'è Angelo? Questo allora è sempre una casa contadina, il lavatoio. E qui il lavatoio, guardate. In tutti i paesi. Guardate anche qui, acqua vera, è tutto vero. Vera. Ma che perfezione assoluta. Guardate, questo è il mulino dove veniva lavorata la farina, esatto, il grano, tutto vero. E attenzione, chapeau, questo è il pezzo forte, possiamo definire così, il cortile Brianzolo. Cortile Brianzolo, qui c'era la vita della Brianza, dove c'era tutto, insomma, si lavorava, si parlava, tutto, c'è tutto sostanzialmente. Guarda la bambina che salta la corda. La bambina che salta la corda, giù in fondo, adesso ve la faccio vedere, eccola qua, la bambina che salta la corda, guardate anche il dettaglio di questa, è un particolare, ma qua è tutto, nessuna cosa lasciata al caso. Sulla sfondo la grigna, i corni di calcio, il calcio e il barzaghino, che sono le montagne che vediamo dalla nostra piazza della chiesa. E allora attenzione amici, poi adesso vi facciamo vedere
Anche questo è un pezzo forte, che è la natività. La natività. Ecco. Spiegami un attimo, perché qua in effetti bisogna anche spiegare bene. Sulla frase di Papa Wojtyla, spalancate le porte a Cristo. Spalancate le porte a Cristo, ed ecco qua. È tutto meccanico, una perfezione straordinaria, guardate. Spiega Angelo. Le pecorelle che si muovono, adesso San Giuseppe scopre la Madonna si tira su e allatta il bambino. Vedi? C'è il bue, l'asinello, il bue, le pecorelle. Ecco, tutto questo ha un significato, perché qua è Cristo, il mistero del Cristo, c'è tutto dentro qua. Ma la porta si richiude. Allora, cosa esce da questa porta? Lo troviamo sul fiume. Ah, ok. Allora, ecco. Da questa parte. Perfetto, spiegaci che cosa esce da questa porta. Niente. Esce il pane. Il fornaio. Betlemme. Gesù non è nato Betlemme così per caso, c'è un discorso tutto, cioè Betlemme significa casa del pane. È vero, casa del pane, casa del esattamente. Pane. Allora. E dopo vediamo in fondo cosa succede con il pane. Allora, con il pane, in questo caso c'è il panettone. Il panettoncino, guardate un po'. Ecco, panettoncino, che adesso poi lo facciamo vedere in fondo cosa succede. Continuiamo i vari lavori appunto della Brianza, della realtà di tanti anni fa, però io voglio farvi notare, amici, è tutto perfetto, cioè non c'è una cosa fuori posto, è tutto quello che viene con una precisione meccanica straordinaria, anni di lavoro, bravi gli amici del presepe di Crevenna, Angelo li rappresenta, questi vedete sono ancora dei lavori, il fabbro, il maglio, in questo caso, mi dicevi è il simbolo di erba, vero, il maglio? Perfetto, poi la segheria, anche qui è tutto perfetto, la falegnameria, e attenzione cari amici, come finisce il presepe? Allora spiegalo tu, Angelo. Ecco, finisce con la solidarietà. Esatto. Perché il fiume porta giù il panettone, adesso verrà filmato, no? Il pescatore lo pesca, lo dà a un altro pescatore che si gira e lo dà al visitatore. In teoria significa il significato di questo presepe. Perché noi il ricavato delle offerte di questo presepe lo devolviamo agli amici di Ilia Miotto, che era la nostra concittadina. Esatto, il ricavato viene devoluto, esattamente. Allora, attenzione, tra poco arriverà... Ecco, guardate che ve lo faccio vedere proprio prima di chiudere. Guardate. Questo è il panettone che arriva, l'abbiamo visto prima, no? Angelo, spiega tu. Il pescatore lo aggancia. Lo aggancia. Lo dà all'altro pescatore che si gira e lo offre al visitatore. Finisce così, ecco, il presepe di Crevenna finisce così con il visitatore che ovviamente viene omaggiato. Esatto. Ecco. Io lo ricordo solo una cosa, cari amici, prima dell'uscita una giusta, doverosa anche, come dire, contributo, ecco, no? Per voi, non chiedete nessun biglietto. No, niente. Perfetto. Il ricavato viene devoluto a Don Ettore. Gli amici di Lidia che operano in Amazzonia. Benissimo, perfetto. Io vi invito, amici, venite a vederlo perché ne vale davvero la pena. È un'opera d'arte straordinaria. Grazie Angelo di avercelo fatto vedere. Veramente gentilissimo. Grazie a voi. Grazie davvero. Per averci aiutato a fare pubblicità.